Presidente Andrea Burlandi, siamo a ridosso di un grande evento, le Rome Beach Finals, quindi il grande beach volley internazionale a Roma. L'ICS Beach Volley Tour Lazio non poteva che in qualche modo lanciarlo così, con un grande evento. Beh, non poteva essere diversamente. Questo evento così particolare, una location veramente così unica, serviva per rilanciare la voglia degli atleti e di questa città di vivere un grande evento internazionale di beach volley. Lo faremo tutti insieme dal 4 all'8 di settembre, tutti al Foro Italico. Ci sono ancora biglietti disponibili e seguiteci sui nostri social e sui nostri canali di comunicazione, perché sarà veramente un dispiacere per chi non ci sarà in questo evento che si annuncia bellissimo. La location al Foro Italico è incredibile. Ecco, giocare sul Tevere è comunque una novità, no? Assoluta, l'abbiamo presentata come una grande sfida l'anno scorso sul lago, quest'anno sul fiume, la dimostrazione che il beach volley si può giocare ovunque. Sì, abbiamo sposato questa bellissima intuizione di Roma Capitale e del presidente del CS Andrea Bodi di portare il nostro tour in questa spiaggia, un posto riqualificato, sottratto al degrado, in cui oggi possiamo dire che veramente il beach volley fa la parte da leone. Chi ci passa durante le giornate vede come i campi siano sempre in funzione, segno che è uno sport che piace, che appassiona tutti quanti, grandi e piccoli. Beach volley ormai negli anni fa sempre più rima con FIPA Lazio, no? È una delle nostre caratteristiche principali, una delle nostre anime, è un movimento in crescita. Sì, è un movimento in crescita, abbiamo sempre numeri, visibilità, contatti sempre in aumento. Il Comitato regionale ha creduto ormai da tanti anni che il beach volley possa essere un traino per tutto quanto il movimento. Ci fa piacere vedere come le intuizioni che abbiamo avuto qualche anno fa oggi si siano dimostrate realtà. Siamo con Pietro Colantonio, consigliere della FIPA Lazio, alle nostre spalle il fiume Tevere, per la prima volta una tappa dell'ICS Beach Volley Tour Lazio è qui sul fiume, insomma una novità assoluta. Sì, è una novità assoluta che è bellissima, io è la prima volta che vedo questo impianto, molto bello, molto diciamo riqualificato, il Comune di Roma ha riqualificato questa zona, è molto bella devo dire, sono rimasto molto entusiasta. E peccato solo due campi, però il posto è quello che è, giustamente non possiamo mettere più campi, però ci siamo adeguati, i ragazzi e le ragazze hanno aderito in modo veramente entusiasta. Ripeto, il 31 agosto purtroppo c'è molta gente ancora in ferie eccetera, però diciamo che chi ha aderito è stato molto entusiasta e stanno giocando con molta foca pure, malgrado il caldo. Ecco, questa tappa è anche la chiusura di un tour, però siamo già nella stagione 2019-20. Ecco, un bilancio di quello che è stato fino adesso il percorso del beach volley del Lazio e anche qualche programma per il futuro. Ma guarda, è stato bellissimo, ogni anno va sempre meglio, perché chiaramente anche grazie al presidente Burlandi che ci si mette veramente anima e corpo, va sempre meglio. Le località sono state stupende fino adesso, non vorrei nominarle perché magari poi mi dimentico qualcuna, però diciamo che i posti di villeggiatura ci vogliono ospitare queste tappe e sceglierne solo 5 o 6 non è facile fra tutte quelle che vogliono partecipare, però ripeto, grande entusiasmo è stato e io sono rimasto molto contento, malgrado il sole eccetera, il caldo, però le tappe sono state molto avvincenti. Ecco, lei solitamente segue il centro di qualificazione regionale, in particolare poi quello di beach volley come delega del consiglio, allora le chiedo insomma cosa è stato quest'anno il CQR di Beach e soprattutto l'anno prossimo che ci aspetta? Ma allora, adesso avremo un consiglio regionale, mi sembra l'11 settembre, dove discuteremo anche di questo del CQR. Quest'anno è andato molto bene, devo dire la verità, abbiamo avuto due allenatori eccezionali, uno come Simone Terrazzano che per la maschile è veramente stato eccezionale e anche Jessica Allegretti per la femminile che ha vinto anche il titolo, da giocatrice ha vinto anche il titolo italiano insieme a Giulia Toti, perciò non avevamo scelto male. E diciamo che a Cagliari, al Poetto, siamo andati un settimo, un nono posto, potevamo forse qualcosina in più, forse si pretendeva, però il livello è quello, dobbiamo cercare di studiare un modo per far allenare meglio le ragazze e i ragazzi e di più, perché purtroppo quando finiscono la maggior parte vengono o dall'indoor, chi viene dal beach, dalle scuole di beach che quest'anno hanno collaborato molto, devo dire, devo ringraziarli, e sono venuti dei ragazzi e delle ragazze, però abituarsi al beach non è facile.